Roma, 27esimo concorso ippico internazionale. Tutti gli anni il Calendimaggio Romano ha appuntamento a Piazza di Siena con la pioggia. La tradizione quest'anno è infranta, c'è il sole. Nel rito di apertura sale teso fra i pini il gran pavese delle 11 nazioni presenti. Belgio, Cile, Francia, Germania, Olanda, Polonia, Repubblica Araba, Romania, Spagna, Svizzera e Italia. 129 cavalli saranno sugli ostacoli e avranno in sella 56 cavalieri e 7 amazzoni. Il fior fiore di uno degli sport più nobili che sembra sopravvivere al tempo. Sette ragazze romane offrono fiori augurali di primavera alle amazzoni, che nelle 8 giornate del programma, in 12 gare, si batteranno da pari a pari con i cavalieri. Spettacolo a parte, grande è l'attesa dei tecnici e degli sportivi. Moltissimi sono i nomi nuovi, i giovani. L'Italia confida nei fuori classe Raimondo e Piero D'Inzeo. I fratelli volanti non tradiranno la speranza. Dall'incontro Roma-Milan abbiamo scelto questa volta l'attaccante rossonero Ernesto Tito Cucchiaroni, che porta sulla maglia il numero 11. È oriundo argentino, ha 30 anni, alto 1,68 m, pesa 70 kg. È celibe, è costato 55 milioni. Non ha reso come la cifra e la sua fama promettevano. Non si è ambientato, ha perso l'abilità di palleggio, si è rivelato un attaccante di manovra, mentre lo credevano un hombre gol. Manca di personalità, pare che possa sfondare, ma poi esita e preferisce lasciare ogni responsabilità agli altri. Anche il suo scatto si è appannato, rendendolo indeciso nell'azione. La volenterosità dell'impegno non basta a dargli idee positive. È uno sfasato che troppo spesso guarda le nuvole.